Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare la pasta di ceci con le verdure. Vediamo assieme gli ingredienti, sono per 4 persone, 250 g di pasta di ceci, 2 peperoni, un pomodoro già pelato e una zucchina intera grossa. Andiamo alla preparazione. Andiamo alla pentola, mettiamo dell'olio, mettiamo, che l'ho messo in descrizione, uno spicchio di aglio nero. Accendiamo il fuoco. Ed intanto facciamo sciogliere l'aglio. Poi, se volete, prepariamo un aglio olio peperoncino con l'aglio nero. Scritto sotto in descrizione. E poi per vedere come pelare i pomodori vi lascio in alto il video dedicato. Adesso che è pronto l'olio e l'aglio, mettiamo insieme a mettere i peperoni. Non dovranno andare tanto perché tra l'altro il peperone è tanto piccolo. Andiamo a far cuocere per 5 minuti. Ecco che sono passati 5 minuti, mettiamo le zucchine, anche loro 5 minuti di cottura. Il sale lo mettiamo alla fine. Volevo dire per l'aglio nero, se non ce l'avete usate quello che vuoi, normale, non c'è problema. Adesso che sono passati 3 minuti, mettiamo un po' di sale. Per il fuoco è sempre alla massima potenza. Adesso che sono passati gli altri 5 minuti, infine mettiamo i pomodori. Andiamo fino a fine cottura. Adesso che sono passati altri 5 minuti, abbassiamo il fuoco al minimo e assaggiamo se è giusto di sale. Andiamo a vedere. No, manca un po'. Andiamo a salare e poi intanto aspettiamo che l'acqua bolle. Adesso che bolle l'acqua della pasta, mettiamo la pasta. Eccola qua, 6 minuti di cottura. Ecco che sono passati 6 minuti, scoliamo la pasta. Bisogna mettere la pentola, anche se non con l'acqua fa niente, che almeno così fa un po' di cremetta. Andiamo a mescolare il tutto, se quando ci serve mettiamo dentro un pochino d'acqua di cottura. Ecco che la nostra pasta è pronta. Assaggiamo dalla pentola, il piatto fatto per fare la foto la metto su come copertina, vediamo. Buona. Mi raccomando, se vi è piaciuta la ricetta fatela, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentate. Ciao, alla prossima video ricetta!